Il mercato ha iniziato a rimbalzare abbastanza pesantemente nelle ultime settimane, il che è strano, date le aspettative di un peggioramento dell'economia e le prospettive piuttosto cupe rispetto a tutto ciò che ci circonda. Anche Intel ha seguito questo trend, fino al rilascio della sua ultima trimestrale. Dove andrà a finire l'azienda? Si tratta di una catastrofe annunciata e senza via di ritorno? Oppure possiamo attenderci che ritorni ai fasti di un tempo? Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale puoi trovare qui sotto il link nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti racconto la mia personalissima esperienza da un addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole. Trovi il link sia per la versione cartacea che per quella Kindle qui sotto. Mettiamo subito i puntini sulle F per i catastrofisti. L'azienda non sta fallendo, ma non è un momento ottimo, anzi un momento pessimo sotto molteplici punti di vista. Con tutto quello che si è venuto a creare ci sono diversi punti deboli. Gli scarsi guadagni mettono in discussione la sicurezza dei dividendi, ma a mio parere, visto il periodo, non credo che il management taglierà o eliminerà il dividendo, anche perché, date le circostanze, molti retail mantengono il titolo in portafoglio in questo periodo, proprio grazie al cash flow che viene generato dal dividendo di Intel. Anzi, se proprio si potrebbe pensare a un singolo vantaggio di questi risultati pessimi, come dicono in inglese a silver lining, è che l'azienda è comunque un colosso che distribuirà dividendi con un yield al di sopra del 5%, che non è male. Ma ai dati attuali, a mio parere, questa è l'unica nota positiva, anche perché l'ultimo quarto è stato terribile. Questo è stato abbastanza chiaro fin dall'inizio, soprattutto perché Intel ha continuato a cercare di ridurre le spese in maniera sostanziale, preavvisandoci un po' come la situazione non fosse proprio delle più rosee. Intel ha riportato un fatturato nel data center di 4,3 miliardi di dollari, in calo di un terzo rispetto al trimestre dell'anno precedente. Tutto ciò mentre nello stesso settore il concorrente principale, che è AMD, sta aumentando proprio questo ambito, registrando un aumento del 45% delle vendite del suo data center durante il trimestre più recente. La spiegazione da non esperto del settore e non la riesco a dare, per cui, ma se proprio gli esperti scelgono un prodotto rispetto a un altro in questo particolare nicchia di mercato, lo fanno per due motivi: o il prezzo o la qualità del prodotto. E non credo che AMD venda in questo momento particolare i propri prodotti sotto costo. La migliore spiegazione che mi posso dare è che i prodotti Intel al momento potrebbero essere meno performanti rispetto a quelli di AMD. Altrimenti il grande numero di acquirenti di chip per data center disponibili, dimostrato dall'enorme crescita di AMD in quest'area, continuerebbe ad acquistare da Intel. Ma molti dei clienti dell'azienda devono essere passati in maniera massiva da AMD e in misura minore anche ad Nvidia. Il fatto che i chip di AMD siano più efficienti dal punto di vista energetico rispetto a quelli offerti da Intel, almeno con la tecnologia attuale, potrebbe avere un ruolo fondamentale in questo contesto di aumento dei costi dell'energia, appunto, dato il 2022 che si è andato a concludere. Ricordiamoci che un data center non consuma quanto consuma un PC casalingo. In questo contesto, tutte le principali aziende tecnologiche sono state sotto pressione a causa di problemi di redditività, che ha incentivato a concentrarsi molto e maggiormente sulla riduzione dei propri costi. Insieme, questi fattori vanno a rendere al momento AMD vincente nell'ambiente attuale, grazie all'efficienza energetica dei suoi prodotti, mentre Intel sta in questo momento rincorrendo. Ma anche le prestazioni e le tecnologie ottimizzate per l'intelligenza artificiale svolgono un ruolo, poiché Intel non è nemmeno leader in queste aree, perlomeno per adesso. Il margine lordo di Intel è stato di appena 44% per il trimestre, in calo di ben 1200 punti base rispetto al periodo dell'anno precedente. Questo è stato notevolmente peggiore di quello della guidance data in ottobre del 2022. Per riferimento, AMD ha inflato il suo margine lordo di 150 punti base nell'ultimo trimestre. Ancora una volta i problemi di Intel sono specifici dell'azienda e non spiegabili dalle forze di mercato complessive. Durante la pandemia hanno perso il controllo, crogiolandosi, a mio parere, su una posizione dominante di mercato che è durata per delle decadi. È del tutto giusto affermare che i guadagni del quarto trimestre sono stati orribili e la prima metà del 2023 sembra altrettanto cupa. Tuttavia, la questione della morte, tra virgolette, di Intel è tutta da provare. Ed è una domanda da porsi dopo il 2025, cioè quando i piani di ampliamento produttivo entreranno veramente a regime. È da vedere solo come ci si arriverà a quel fatidico 2025, perché Intel,
ha dei problemi di bilancio. Il flusso di cassa del 2022 è stato di 15 miliardi di dollari, in calo di quasi il 50% su base annua. Questo da solo sarebbe già abbastanza grave, ma sfortunatamente Intel sta attualmente aumentando le sue spese in conto capitale a causa di ingenti investimenti in nuovi impianti di produzione, il fatidico 2025. Le spese in conto capitale ammontano a 25 miliardi di dollari nel 2022, il che equivale a un consumo di cassa di 10 miliardi di dollari. E a questo ovviamente non include dividendi. A livello attuale il dividendo costa 6 miliardi di dollari all'anno ad Intel, il che significa che Intel ha bruciato 16 miliardi di dollari solo nel 2022. Le cose non miglioreranno necessariamente nel 2023. Le spese in conto capitale potrebbero essere ancora più elevate a causa dell'accelerazione della spesa per la crescita e, allo stesso tempo, l'enorme calo previsto dei ricavi e dei profitti nel primo trimestre indica che i profitti e i flussi di cassa operativi nel 2023 potrebbero facilmente essere peggiori di quello del primo trimestre del 2023. Intel non ha ancora un bilancio debole, parliamoci chiaro, ma anche un'azienda come Intel non può bruciare per sempre 16 miliardi o più ogni anno. In effetti, uno o due anni in più del genere avrebbero già un enorme impatto negativo su tutto quello che è il bilancio totale di Intel. Il debito è già di 42 miliardi di dollari, anche prima che venga aggiunto qualsiasi nuovo debito nel 2023. In questo contesto, per chi come me investe in dividendi, alcune considerazioni sono obbligate. Sebbene un taglio di dividendi sia tutt'altro che garantito, non si dovrebbe comunque considerare il dividendo di Intel completamente al sicuro al 100%. Ci sono importanti punti interrogativi. Coloro che desiderano possedere Intel, qualunque cosa accada, bene, perché hanno visioni ad esempio del business positive e che credono nell'azienda e nei suoi progetti, probabilmente non si preoccuperanno di nessuno di questi punti interrogativi, ma gli investitori da dividendo potrebbero invece poter riconsiderare la loro posizione in Intel, poiché sembra tutt'altro che certo che il dividendo rimarrà in vigore per sempre, perlomeno se non si vedranno luci e barlumi di positività all'orizzonte, e il 2025, pur essendo vicino, è comunque per un investitore di medio termine da dividendo un periodo piuttosto lungo. Anche perché i numeri della guidance del Q1 del 2023 sono pessimi. Per il primo trimestre Intel Corporation ha previsto un fatturato che è fra i 10.5 e gli 11.5 miliardi, con margini rettificati di appena il 39%. Inoltre bruceranno miliardi di dollari in free cash flow per l'anno. Se la società non riesce a vedere presto una svolta, il dividendo è comunque un qualcosa che potrebbe essere a rischio. Anche se, come dicevo prima, non credo che lo taglieranno, figuriamoci, eliminarlo. Intel non fallirà, ma il trimestre è stato terribile e le prospettive sono davvero scarse. La compressione dei margini è davvero impressionante. L'azienda sta adottando misure per migliorare il proprio stato fiscale, incluso l'utilizzo di un modello di fonderia e la riduzione del personale. Sembra che stia prendendo sul serio le sue spese, anche se a livello manageriale alcune scelte sembrerebbero fatte da un management provinciale poco preparato che non ha esitato a aumentarsi gli stipendi pur avendo una situazione del genere a livello totale. Io al momento ho Intel solo nel contesto della mia strategia di opzioni, ma in un contesto a lungo termine, per avere un buon margine di sicurezza, non ci metterei il mio gettone se non con un acquisto fatto sotto i 23 dollari per azione. E dato il contesto, non credo che sia un limite impossibile. Comunque, a quei livelli, per me Intel sarebbe un buy per lungo termine. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube, per farmi crescere sulla piattaforma e per dare tanta soddisfazione al mio lavoro. A te costa un attimo, ma per me significa veramente tantissimo. Se poi sono nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche, così che tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un nuovo video. Ciao, a presto!